Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganismo. Claudio, perché mi sa che c'è, un ritorno troppo perfetto. Siamo ancora qui come ogni giovedì per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganismo. L'altro giovedì vi ho lasciati da soli con Francesco, vi ho praticamente abbandonati letteralmente. Anche oggi voleva appunto stare in ferie Claudio, ma gli ho detto va bene, Claudio, dai, vieni, insomma, almeno gli ascoltatori ti seguono, ti possono ascoltare. Vuoi saltare per due volte la trasmissione? E, insistendo un po', sono riuscito a convincerlo. Come buono Francesco. Ok, allora niente, un attimo, è perfetto la trasmissione di oggi. Allora, visto che la trasmissione della sera verrà lasciata a Francesco e a Ettore per illustrare quelle due conferenze che vengono fatte, no? Sì. Ne approfitterò per fare il discorso sulla percezione. Mi prenderò mezz'ora, tre quarti d'ora di questa trasmissione per fare il discorso sulla percezione e parlerò essenzialmente la prima parte della percezione extrasensoriale. Praticamente riprenderò la selezione della capacità soggettiva di selezionare, di percepire la selezione dei fenomeni nel mondo, cioè come si cresce, come si seleziona la propria percezione, e parlando di percezione extrasensoriale, parlando del primo capitolo. Ieri ho caricato in internet tutti e otto i temi svolti sulla percezione extrasensoriale, per cui se qualcuno vuole va sulle pagine federazionepagana.it e si può scaricare tutti quanti i capitoli, tutti quanti i testi sulla percezione extrasensoriale. Questo lo farò naturalmente andando un po' più avanti nella trasmissione. Prima di iniziare la trasmissione, Francesco vi parlerà un po' degli appuntamenti, delle conferenze, e dopo magari io vi dirò due parole sui nostri incontri che terremo a febbraio e a marzo. Francesco, vuoi illustrare le conferenze brevemente? Do un po' di elencazioni appunto di cose che ci saranno, dei incontri, di possibilità. Poi nel corso della trasmissione questa sera o quando ci sarà tempo parleremo anche di altre cose. Allora, io comincio da questa sera appunto alle ore 21 a Monte Crato Terme, al pub Imbo, in via Aureliana 11, c'è il solito MUT, che è un incontro mensile periodico ogni secondo giovedì del mese tra i pagani e i Vicani del Veneto, in cui si può discutere, conoscere, scambiare informazioni e così via. Un incontro informale, infatti un luogo pubblico, perciò questa sera alle ore 21, pub Imbolc, via Aureliana, Monte Crato Terme. C'è un'altra data che però è un incontro, io lo accenno vagamente, nel senso do l'annuncio, poi vi riferirò come andrà. C'è in programmazione un incontro Vicca, però il numero è già chiuso di partecipanti, vi darò l'informazione quando ci sentiremo in una delle prossime trasmissioni. Poi c'è la programmazione di conferenze di cui parleremo questa sera con il nostro amico Ettore Ruzza, che sono tre conferenze importanti. Una è venerdì 19 gennaio alle ore 21 all'auditorio di Villa Torre di Saonara. Ci sarà la presentazione dei due libri di Federico Moro. Uno è La voce della Dea e La custodia dei misteri, che sono appunto due libri incentrati sul protagonista, che è una sacerdotessa della Dea Reitia. Ricordo un inciso ulteriore che quest'anno usciranno due libri sull'argomento, e di conseguenza la Dea Reitia sembra che diventi motivo di interesse collettivo in Veneto e si spera anche in Italia. Comunque appunto Federico Moro ha scritto questi due romanzi e sono appunto ambientati all'interno, storicamente collocati, degli antichi Veneti. La protagonista è questa sacerdotessa della Dea Reitia. I libri sono ben scritti, sono interessanti. A mio avviso il secondo, La cosa dei misteri, porta molti più elementi di spunto soprattutto sull'identità come scelta o come natura, e perciò dà una possibilità di divagare o di ampliare rispetto a romanzo tematiche importanti come la cultura veneta e dell'identità in cui ci riconosciamo. Perciò c'è possibilità di aggiungere molto altro rispetto appunto a quello che si potrebbe dire di un romanzo, in quanto avendo un succo, una trama, una sostanza importante, questi due libri permettono di andare a riscoprire o stimolare la ricerca delle nostre origini. Allora, l'appuntamento è venerdì 19 gennaio, ore 21, a Villa Tora di Saonara, all'auditorio. C'è un secondo incontro, il 10 di
febbraio, sempre alle ore 21, sempre nel medesimo luogo, cioè Villa Torre di Saonara, con Laura Rangoni, che presenterà il suo libro La magia dei Celti. La magia dei Celti è un bel libretto, uscito recentemente, parlo nel 2005, ed è un piccolo sunto, un sommario di quello che lei percepisce, di come vive il mondo celtico. Laura Rangoni è un'autrice che non ha bisogno di presentazioni, cara amica del nostro amico Claudio. Ciao Pedro. E presenterà appunto il libro della magia dei Celti pubblicato da Senia. Io vi consiglio la lettura di questo testo, un testo abbastanza breve e sintetico, non sono tantissime pagine, sono poco più di 120 pagine per 6,50 euro. Sono 11 capitoli e una bibliografia curato con attenzione e precisione. D'altronde, in questo campo, dal punto di vista pubblico, Laura Rangoni non è certo criticabile ed è incoraggiabile. C'è un'altra conferenza che appunto si terrà più avanti il 14 di aprile, sempre all'interno di questo ciclo di conferenze organizzato dalla Stazione Matta Ciancia in collaborazione con la biblioteca, mi sembra, di Saonara, e che comunque il programma, i dettagli, informazioni relative ve le daremo nel corso delle altre trasmissioni e le ricorderemo anche questa sera con l'amico Ettore che verrà in trasmissione. Fatto questa presentazione, se vuoi Claudio... No, io volevo anche accennare ai due incontri che organizziamo. Sì, è un po' presto, diciamo così, per cominciare, però vale la pena, insomma, cominciare anche a mettersi nell'ottica che esistono ormai anche questi incontri. E, come sapete, non tengo più conferenze, cioè non tengo più dibattiti, perché per vari motivi, insomma, d'altronde il materiale, lo dico sia qui in radio e sia in internet, che è scaricabile. Ho visto che centinaia e centinaia di persone se lo stanno scaricando, per cui sta avendo una sua notevole diffusione, però ci sono sempre i riti e gli incontri di ordine religioso che facciamo come Federazione Pagana. Il primo rito più vicino che teniamo è un rito nuovo, cioè una ritualità nuova che è stata abbozzata nell'ultimo convegno della Federazione Pagana, cioè praticamente il ricordo del paganesimo, il ricordo di tutti i pagani ammazzati, distrutti, annientati, macellati come bestiame, che è avvenuto nel passato, ed è il giorno della memoria. Il giorno della memoria pagana, è il giorno nel quale praticamente si ricordano tutti gli eroi, e non si parla soltanto degli eroi pagani, cioè di quelli che manifestavano la loro religione e vennero macellati, ma si tratta anche di tutti quegli eroi che ci hanno portato fuori dall'oscurantismo, dall'assolutismo cattolico, da Giordano Bruno a Pomponazzi, a tutti quelli, migliaia di donne bruciate sui roghi, a tutto quello che è avvenuto proprio per uscire dall'orrore dell'assolutismo cristiano, e ci hanno portato ad essere ciò che noi siamo in questo momento. E il giorno della memoria è un ringraziamento a tutti loro e a tutti i sacrifici che hanno fatto. È un rito nuovo, nel senso che il rito lo stiamo studiando, e sarà fatto naturalmente in maniera austera, come sono i riti della Federazione Pagana. I riti della Federazione Pagana, due palle, sono pesanti. No, in realtà non è vero, c'è tutto il lato anche gioioso, c'è tutto il lato anche di gioco, c'è tutto il lato ludico nel rito, ma c'è anche il lato serio, cioè nel senso che la vita è una cosa seria e va affrontata in maniera seria. C'è questo rito, che è il rito dell'accensione del fuoco, che naturalmente è un rito che praticamente la prima volta che lo facciamo dovremmo studiarlo in maniera seria, e verrà fatto il 24 febbraio. Però questo rito io non do, cioè è un rito che facciamo per la prima volta, per cui non voglio che le persone si concentrino su questo rito. Quello che mi interessa è che le persone partecipano al rito dell'equinozio di primavera, cioè la celebrazione della nascita. Per cui se le persone dicono: ma vado al rito del 24 febbraio o vado al rito del 24 marzo per l'equinozio di primavera, preferisco che le persone, se debbano scegliere, scelgano di venire al rito dell'equinozio di primavera il 24 marzo. Se invece possono venire a tutti e due i riti, nelle prossime trasmissioni vi darò le coordinate, vi darò i tempi e i modi più precisi. Per cui ricordate, il rito del 24 febbraio e il rito del 24 marzo, che è il rito dell'equinozio di primavera, è il rito in cui celebriamo la nascita.
nascita, ogni nascita dell'universo. E queste sono le due cose, diciamo così, interne. Dopodiché, naturalmente, ci sono tutte le conferenze, tutti gli appuntamenti che io ho detto a Francesco. E poi in aprile, quel venerdì santo, c'era la cena del Musso, poi c'è la conferenza. Sì, praticamente, facciamo un po' come era il ciclo degli antichi romani, no? Come arriva a febbraio, ci sono le purificazioni, a marzo cominciamo col sacrificio del cavallo da guerra, andiamo avanti con i riti, finché concludiamo con l'equinozio d'autunno, e mi sembra giusto il ciclo, diciamo così, della vita romana. Perciò i romani cominciavano la guerra in marzo, noi invece non cominciamo la guerra, cominciamo il ringraziamento agli dèi, che è una specie di guerra anche questa. Sì, io voglio agganciarmi al discorso del 24 febbraio, il giorno della memoria pagano, che è un dato importante, pensare di ricordare tutte le persone che si sono impegnate, hanno combattuto per mantenere forte l'energia della vita e il discorso di un'altra possibilità di esistenza. Fatalità, poi il caso noi sappiamo che non esiste, e noi il 24 di febbraio riaccenderemo il fuoco di Vesta, cioè il fuoco che sia che i persecutori cristiani hanno distrutto e bruciato e fermato nella regione Rumova in Lituania, sia quello che hanno fermato a Roma. Fatalità, in discussione in questo momento in Parlamento c'è una legge sulla libertà religiosa. Chi è su internet sa che già che io ho dato degli annunci, perché c'è stata una presa di intervento sia dei cattolici sia dei cristiani abbastanza cattivella. Io tra l'altro ho fatto circolare un articolo di Valdo Spini, che dobbiamo ringraziare pubblicamente, perché ha fatto una. Ci sono due leggi che sono state proposte, una da Marco Boato e una da Valdo Spini. Quello che io ho letto della legge di Valdo Spini, che tra l'altro non è un pagano perché appartiene a una confessione religiosa valdese, e già il suo nome lo dice chiaramente, e i valdesi ne hanno sofferto di cotte di crudini, insomma la storia è qui che lo racconta, a raccontarlo. Ha proposto una legge che tutto sommato è positiva, rappresenta anche un fatto molto importante, perché c'è il riconoscimento, ed è un bruttissimo termine, dei ministri di culto delle varie religioni. Cosa c'è? All'interno di questo, l'articolo 10 della proposta di legge di Valdo Spini, si dice che i ministri di culto delle varie religioni, che non hanno neanche l'intesa con lo Stato, cioè che non prendono l'otto per mille, per essere chiari, hanno la possibilità di celebrare dei riti religiosi che hanno valenza civile. E questo è importante perché, vabbè, un po' di orgoglio, la Federazione Pagana ha già lo statuto ben ben preciso che, senza cambiare niente, senza cambiare neanche una virgola, può far riconoscere i ministri di culto, anche se la definizione non mi piace, non è certo bella. E questo è già un passo importante. Noi non l'abbiamo scelto, non l'abbiamo cercato, però fatalità, noi il 24 di febbraio riaccendiamo il fuoco di Vesta, facciamo partire un culto che ha tenuto in vita Roma, perché si diceva che l'impero romano sarebbe vissuto finché questo fuoco bruciava. Bene, questo fuoco è stato spento nel 393, se non sbaglio la data, nel 394. Sì, non mi ricordo neanche io la data precisa. Noi nel 2006 della falsa era, anzi nel 2007 della falsa era, andiamo appunto a riaccenderlo. Fatalità, per la prima volta si parla di riconoscere le possibilità di celebrare dei matrimoni. Voglio spendere soltanto una cosa. Una delle posizioni più cattive contro questa legge è stata la tesi della poligamia. Tesi della poligamia che già l'onorevole Valdo Spini ha demolito nel suo articolo che ho fatto girare appunto in internet. Però, e tra l'altro è stato anche uno dei pretesti con cui Bertori è intervenuto, Bertori, presidente della CEI, è intervenuto alla Camera in un'audizione della Commissione, dicendo appunto che c'è questo rischio di poligamia. Premesso appunto che cosa succedeva, dice chiaramente anche Valdo Spini, se noi non facciamo accettare a tutti le regole dello Stato italiano, le donne non avranno diritti. Cosa succede? Che molte donne islamiche vengono sposate all'interno delle ambasciate, di conseguenza non sono soggette alle normative italiane. Se anche gli islamici possono celebrare dei matrimoni, ma nel momento in cui celebrano questi matrimoni, le celebrano con le leggi dello Stato italiano, queste donne acquisiscono dei diritti dello Stato italiano. E di conseguenza noi daremo un piccolo contributo, o grande contributo, poi sarà la storia a stabilirlo, anche per la libertà e l'emancipazione delle donne islamiche. Perché io penso che sia più pericoloso per loro che vengano fatte sposare all'interno di una struttura che è al di fuori dell'autorità italiana, ma nel momento in cui il ministro di culto islamico celebrerà un matrimonio e leggerà le normative del codice civile e della Costituzione che garantiscono i diritti dei cittadini, quella donna avrà la possibilità, finché l'Italia rimarrà un paese laico e finché non sarà sottomesso al monoteismo, che anche questa donna possa appellarsi alle leggi italiane. Perciò il fatto che sia il rischio di poligamia esiste se questa legge sulla libertà religiosa non viene approvata.
Il problema che Francesco voleva dire, ve lo traduco in un altro linguaggio, è che è questo. La legge sulla libertà religiosa non stabilisce che ogni religione può fare quel cavolo che vuole, ma stabilisce che ogni religione, per esercitare, deve rispettare le leggi italiane. Cioè, questa è la legge sulla libertà religiosa, e questa legge sulla libertà religiosa, che dice una religione per esercitare deve rispettare le leggi italiane, sta sulle scatole della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica esercita la propria religione non rispettando le leggi italiane. Questo è il punto. Allora, non si tratta di fare una legge per la libertà religiosa, è sbagliato il termine, perché la libertà religiosa in realtà esiste anche adesso, esiste soprattutto adesso, perché adesso ogni religione fa quel cazzo che vuole e non può essere censurata in nessun modo, salvo quando commette delle cose che sono contro il buon costume. Cioè, la libertà religiosa esiste adesso. Il problema è che fare la legge sulla cosiddetta libertà religiosa è una legge limitativa rispetto ai gruppi religiosi, perché impone ai gruppi religiosi, alle religioni, di rispettare le leggi dello Stato. Per cui è sbagliato dire è una legge sulla libertà religiosa, al contrario, è una legge che regolamenta la materia religiosa e che sottopone i comportamenti religiosi alle leggi dello Stato. Per cui islamici, pagani, cristiani, per fare i loro riti, per manifestare la loro religione, devono rispettare le leggi dello Stato. Cioè, le leggi dello Stato sono prioritarie rispetto alle regole e alle norme morali delle singole religioni. Per cui non è una legge sulla libertà religiosa, è una legge che va a regolamentare una materia e mette al centro lo Stato, chiaramente. Questo sta sulle scatole la Chiesa Cattolica, perché lo Stato dice: la mia Costituzione, i principi morali della Costituzione sono prevalenti rispetto ai principi morali delle singole religioni. Per cui, se l'Islam dice, o i cattolici, che poi è la stessa cosa, che la donna deve essere sottomessa, non è accettabile il discorso, perché la legge dello Stato prevede che la donna sia un soggetto di diritto e sia un soggetto di parità di diritti rispetto alle altre persone. Per cui non è vero che si parla di una legge sulla libertà religiosa, è vero il contrario. Si tratta di una legge che va a disciplinare quello che è la materia religiosa. Per cui non parliamo di libertà religiosa, parliamo di disciplina. Mi chiudi la porta, per piacere, Francesco. È una disciplina della materia religiosa, per cui non è questione di una legge sulla libertà religiosa. Va bene, visto che Francesco è andato fuori, prendiamo il discorso sulla formazione della percezione e della selezione dei fenomeni percepiti.